un gioiello di storia, di cultura, di arte e che oggi si riveste anche di un volto delicato. È un bellissimo ritorno, dopo 58 anni torna la pala di Jacopo Dicione e la Madonna della Neve, che è simbolo un po' della fede verso la Madonna della città di Firenze ed è simbolo anche di questa chiesa. Stoldo Altoviti è stato uno dei grandi benefattori di Roma e della città di Firenze ed è stato lui a commissionare quest'opera e noi siamo contenti di averla di nuovo di ritorno dopo un intervento di restauro delicato, profondo, professionale e pieno di affetto. Nasce come pala unitaria e poi nel corso del tempo è stata separata in tre pannelli e l'obiettivo del nostro progetto è stato quello di restituirla alla Chiesa dei Sant'Apostoli, mancava da 58 anni, come ricordando la sua foggia originaria. E naturalmente questo è stato fatto grazie a un intervento di recupero di frammenti di pittura originale. Il percorso è stato iniziato da una mia collega Jennifer Celani, alla quale sicuramente va il ringraziamento per aver intrapreso questa strada molto difficile. Io ho avuto la fortuna poi di lavorare con Lisa Fenderosi Pesciolini, col quale abbiamo discusso di volta in volta ogni soluzione, perché in realtà lo scopo di questo lavoro era quello anche di cercare di restituire una leggibilità dell'opera, una comprensione anche per la comunità, perché è un'immagine estremamente nota. Purtroppo rimane completamente distrutta la scena in cui si vede la nevicata miracolosa che il 5 agosto del 356 segnò proprio l'area sulla quale poi, secondo la leggenda, venne eretta la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Questo è un progetto che è stato presentato da Lisa Venerosi Pesciolini per il Salone dell'Arte e Restauro nel 2020. Abbiamo trovato dei donatori entusiasti e allora siamo andati avanti nel progetto. Ci è voluto molto tempo, anche perché è stato un po' riassemblato con l'aiuto di Roberto Budda per la parte linea e poi molto lavoro ancora per ripristinare, restaurare e renderlo visibile di nuovo. Oggi trova una nuova collocazione qui nella Chiesa di Sant'Apostoli.